Attività antidroga dei carabinieri ad Adrano e Paternò per contrastare lo smercio di stupefacenti. I militari sequestrano 230 grammi di marijuana Paternò che era occultata sotto una pianta. Sono state consegnate questa mattina a Paternò le prime 160 tombe di famiglia al cimitero di Via Balatelle. Entro il mese attesa la consegna delle restanti 150 tombe. Forza Italia formalizza la corsa di Daniele Capuana, sindaco di Motta Sant'Anastasia, prende le distanze la Lega che con Valeria Sudano parla di fuga in avanti. Contro DDL pentastellata alla regione sul voto dei fuorisede, Martina Ardizzone, superiamo la proposta di Fratelli d'Italia per far votare non soltanto gli studenti ma chi è impossibilitato a rientrare in Sicilia. Questo pomeriggio all'assessorato dell'economia della regione siciliana si è tenuto un confronto tra i sindacati di categoria e l'assessore Falcone sulla vicenda azienda siciliana trasporti. Venerdì previsto un nuovo confronto. Al consorzio Euroagrumi di Biancavilla la visita di un'imprenditrice giunta da Shanghai per scoprire i frutti del territorio. Partiti i lavori di ripristino della condotta principale dell'adduttore irriguo Magazzinazzo nel Catanese, il tratto interessato è in disuso da 3 anni. Tutti pazzi per la festa più pazza dell'anno, il Carnevale. Tra buon umore e divertimento ci si scatena nell'ultimo giorno dedicato ai festeggiamenti. Buonasera cari amici di Ciak Telesud, bentrovati a Ciak News che apriamo con la cronaca. Controlli dei carabinieri ad Adrano e Paternò per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. E a Paternò i militari hanno sequestrato ben 230 grammi di marijuana che erano stati nascosti sotto ad una pianta. Ma sentiamo i particolari dell'operazione. Controlli antidroga dei carabinieri soprattutto nelle ore notturne in alcune zone centrali di Adrano e Paternò con l'obiettivo primario di colpire lo smercio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza i carabinieri delle locali stazioni con il supporto dei colleghi del CIO del 12° Reggimento Sicilia per garantire maggiore sicurezza ai cittadini paternesi e adraniti hanno rivolto particolare attenzione alle aree più isolate del centro cittadino come via Floreno di Adrano, via delle Rose e via 21 Aprile di Paternò, dove in passato sono state allestite delle piazze di spaccio. In queste zone gli equipaggi dell'arma hanno così organizzato diversi posti di controllo, sia operante perquisizioni personali e veicolari, che battendo palmo a palmo le aree verdi comuni. Proprio nel corso di quest'ultima attività i carabinieri hanno scoperto in uno zainetto sotto una pianta oltre 230 grammi di marijuana, che sicuramente qualche pusher aveva cercato di nascondere alla vista dei militari in avvicinamento. Oltre al consistente recupero di droga, sono stati poi segnalati amministrativamente quali assuntori alla prefettura 7 giovani perché trovati con addosso modiche quantità di stupefacente, in totale 13 grammi di marijuana. Infine, nell'ultima fase del servizio, i militari si sono concentrati sui controlli su strada per la verifica del rispetto del codice della strada e per contrastare quelle condotte irresponsabili di guida che possono creare pericolo per la sicurezza pubblica e in generale per tutti gli utenti della strada. I dispositivi di controllo posizionati dagli equipaggi hanno permesso pertanto di fermare una 60ina di veicoli e identificare 80ina di persone, contestando numerose violazioni al codice della strada, principalmente nei confronti di automobilisti trovati alla guida di veicoli senza assicurazione obbligatoria o senza revisione periodica. In tale contesto i militari dell'arma hanno sottoposto 5 veicoli a sequestro e fermo amministrativo, nonché ritirato 6 documenti di guida e circolazione per un ammontare complessivo di oltre 16.000 euro di sanzioni amministrative contestate. Sono state consegnate questa mattina a Paternò le prime 160 tombe di famiglia al cimitero di Via Balatelle ed entro il mese è attesa la consegna delle restanti 150 tombe. Dopo anni d'attesa si chiude un lungo percorso a Paternò, caratterizzato anche da momenti di proteste e tensione sia da parte dei cittadini che di pezzi della politica. Sono state consegnate questa mattina 160 tombe di famiglia realizzate al cimitero di Via Balatelle, chiudendo, come detto così, un iter avviato oltre 6 anni fa. Sono 310 complessivamente le tombe, il secondo blocco verrà consegnato entro il mese. Sono 310 tombe.
Non si realizzavano tombe nel nostro cimitero da circa 20 anni. Dico, è un risultato importante che nasce da una sinergia anche con i nostri concittadini. Sappiamo le sofferenze che hanno, che ci sono state, ma finalmente tombe realizzate, loculi, non so quanto ne abbiamo, 500 più altri 500, cappella di famiglia. Questo è un rapporto intenso di civiltà fra amministrazione e cittadini. Sappiamo il significato che hanno i nostri cimiteri, un luogo sacro da rispettare, dove ci sono i nostri cari. Devo dire che oggi scriviamo un'altra bella pagina per la nostra comunità. Entro il mese dovrebbero essere consegnate tutte. Tutte, quindi rilancio l'appello agli uffici cimiteriali, al primo piano della zona Ardizzone. Ci sono già i dipendenti funzionari pronti per andare a sottoscrivere tutti i contratti. Già ne abbiamo, come ho detto prima, sottoscritti una trentina, dobbiamo arrivare a 310. Devo dire che i lavori sono stati interessati anche da una variante, quindi realizzata la pavimentazione alla sinistra dove io vi sto parlando, e anche i marciapiedi, quindi voglio dire, un risultato in più per riqualificare al meglio il nostro cimitero. Abbiamo attraversato proprio un periodo bruttissimo per la realizzazione di queste tombe, periodo del Covid, no? Abbiamo affrontato anche il problema anche dell'aumento dei prezzi delle manodopere, dei materiali, ma alla fine ci siamo riusciti, diciamo, in tempi, non dico proprio perfetti, ma in tempi, diciamo, accettabili. Un grazie va all'impresa Eurowork, che purtroppo, nonostante i grossi problemi che ha avuto, alla fine è riuscita a completare i lavori. Stiamo consegnando 160 tombe, ne restano, quindi siamo più della metà, perché sono 310, quindi siamo più della metà. Fra 10 giorni consegneremo all'altra, diciamo, rimanenza, e quindi abbiamo finito. Con tutto quello che è successo, diciamo, all'interno di questa situazione, abbiamo realizzato anche, avendo a disposizione, diciamo, delle somme, abbiamo realizzato anche dei lavori extra che danno, diciamo, una completezza a tutto quanto l'intero comparto. Intanto al cimitero di via Ballatelle proseguono i lavori per ultimare anche i loculi in costruzione nella zona d'ingresso al luogo sacro. Sono già attivi 2 cantieri per la realizzazione di 600 loculi e 8 cappelle per gentilizie. Lavori che si completeranno nei prossimi mesi, quindi diciamo che quella che è la criticità legata alla carenza di loculi verrà risolta sicuramente entro quest'anno. Veniamo alla politica locale. Daniele Capuana è il candidato alla carica di sindaco di Motta Sant'Anastasia di Forza Italia. Lo ha annunciato il coordinatore provinciale degli Azzurri, Marco Falcone, ma all'ufficializzazione risponde piccata la Lega, con Valeria Sudano che parla di fuga in avanti. Sentiamo. Forza Italia sostiene la candidatura di Daniele Capuana alla carica di sindaco di Motta Sant'Anastasia e nel centrodestra divampano le polemiche. Manca poco all'ufficializzazione delle date delle elezioni amministrative in Sicilia, ma i partiti sono già in fermento sui nomi. Forza Italia Catania punta per il piccolo comune d'origine normanna su Daniele Capuana e il coordinatore provinciale azzurro Marco Falcone a formalizzare la scelta con una nota. Le principali esigenze del comune, scrive Falcone, richiedono impegno, competenze e attaccamento alla comunità. Sono caratteristiche che abbiamo rintracciato nel progetto di Capuana e nelle proposte elaborate in questi mesi a cura di un raggruppamento civico che sta raccogliendo sempre maggiori adesioni. Ma non passa molto che la Lega, che ha retto le sorti della comunità mottese negli ultimi 10 anni con Anastasio Carrà, deputato nazionale salviniano, prende le distanze con Valeria Sudano, che in una contronota parla di fuga in avanti. Trovi rituale apprendere a mezzo stampa che un partito della coalizione di centrodestra annunci, senza avere consultato gli alleati, una candidatura a sindaco nel comune di Motta Sant'Anastasia, scrive la senatrice, la quale sottolinea che ciò avviene in un centro, peraltro retto già da 2 mandati dall'onorevole Carrà, che definisce sindaco competente e guida sicura per la sua comunità.
La fuga in avanti di Falcone, aggiunge, bravo a predicare l'unità del centrodestra agendo in solitaria, invece dimostra un analfabetismo politico e un disprezzo per l'ABC delle regole che non possiamo ignorare. Dopo mesi di continue provocazioni, conclude Valeria Sudano, prendiamo atto che a Motta Sant'Anastasia Forza Italia è fuori dal perimetro del centrodestra. Vale la pena di ricordare che alle amministrative di Catania dello scorso anno fu proprio la senatrice Sudano a proporre la sua candidatura, anticipando gli alleati che, proprio come lei oggi, parlarono di fuga in avanti. Far votare tutti i siciliani fuori sede e non soltanto gli studenti è la proposta del Movimento 5 Stelle, prima firmataria la deputata paternese Martina Ardizzone, che sarà in discussione domani insieme alla Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana. Far votare alle europee ma anche alle amministrative non solo gli studenti siciliani ma anche i lavoratori e quanti si trovino per motivi vari fuori sede. E la controproposta grillina al Parlamento regionale siciliano rispetto al disegno di legge di Fratelli d'Italia che tende a riportare a casa per il voto di giugno solo chi studia fuori. Ma non riuscire ad esercitare il diritto di voto sono circa 200.000 siciliani, gran parte studenti universitari e in particolare quel 22% che studia fuori dalla regione. Prima firmataria del DDL domani all'ordine del giorno della Commissione Affari Istituzionali dell'ARS è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Martina Ardizzone, che in una nota scrive: Fratelli d'Italia prova a cavalcare le giuste rimostranze dei tanti fuorisede che non potranno votare alle amministrative e alle europee, ma l'emendamento dei meloniani consentirebbe il voto solo alle europee e solo agli studenti fuorisede, escludendo i lavoratori e chi è fuori per motivi di salute. Per Ardizzone, più che una risposta alle esigenze di quasi 5 milioni di italiani, sembra essere un disperato tentativo da parte di Fratelli d'Italia di accaparrarsi il consenso dei tanti ragazzi che negli ultimi giorni hanno fatto sentire la loro voce. La deputata regionale spiega poi la proposta di legge che permetterebbe di far votare i siciliani che si trovano fuori dall'isola per motivi di studio, di salute o di lavoro. Il Movimento 5 Stelle, prosegue l'esponente pentastellata paternese, ha provato a colmare questo vuoto normativo, ma il Ministero dell'Interno ha sempre frenato per timore di possibili ritardi nello spoglio o per il rischio di riconoscibilità del voto. Problemi superabili, secondo Martina Ardizzone, consentendo il voto a distanza a coloro che sono momentaneamente impossibilitati a raggiungere il luogo di residenza e con l'introduzione della possibilità, in via sperimentale per alcuni comuni scelti a campione, di votare attraverso sistemi elettronici. Si è tenuto questo pomeriggio a Palermo, presso l'assessorato dell'economia, un confronto tra i sindacati di categoria e l'assessore Falcone sulla vicenda dell'azienda siciliana Trasporti. Venerdì è previsto un nuovo incontro con l'AST. Sentiamo. Il futuro dell'azienda siciliana Trasporti, dei suoi dipendenti e di conseguenza il servizio offerto ai cittadini, ad oggi alle prese con disservizi vari, gli argomenti affrontati questo pomeriggio a Palermo presso l'assessorato regionale all'economia in un confronto tra i sindacati di categoria, l'assessore all'economia Marco Falcone e Angelo Pizzuto, capo di gabinetto degli uffici di diretta collaborazione dell'assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità. Nel corso dell'incontro è emersa la volontà della Regione di rilanciare l'azienda siciliana Trasporti, mentre nella giornata di venerdì dovrebbe svolgersi un nuovo incontro con i rappresentanti dell'AST, come riferitoci da Romualdo Moschella, segretario regionale di Faisa CISAL. Oggi riunione presso l'assessorato, alla presenza dell'assessore Falcone e il capo di gabinetto dell'assessore Aricò e il dottore Pizzuto, per parlare e discutere delle sorti di Aste Spa. I portavoci proprio della Regione, alla persona dell'assessore Falcone, ha ribadito che la Regione ha la volontà di rilanciare Aste Spa. La volontà passa per un progetto di riqualificazione e successivamente un progetto di rilancio. L'Aste dovrà svolgere circa 12 milioni di chilometri nell'intera Regione per dare garanzie in tutto a tutti i lavoratori che hanno ad oggi contribuito ai servizi, per dare garanzia a tutti i cittadini che usufruiscono del servizio di Aste e proprio per dare proprio questa tranquillità a tutti.
Oltre questo l'asta è stata ricapitalizzata, verranno fatti degli investimenti e si cercherà magari di provvedere nel più breve tempo possibile e con le risorse possibili di fornire all'azienda quegli autobus che mancano proprio per dare il servizio. Questo dovrebbe portare quella tranquillità che da tempo manca ai lavoratori, in modo tale da poter effettivamente rilanciare tutte le strutture territoriali e far arrivare finalmente i servizi dove momentaneamente sono stati sospesi. La situazione verrà monitorata settimanalmente, si è istituito un tavolo tecnico proprio con l'assessore. Giorno 16, venerdì, avremo un incontro con l'AST che ci presenterà il piano industriale, con la speranza che sarà, diciamo, nei quadri, nei limiti previsti che ha già delineato la Regione, in modo tale da poter dare diciamo, un seguito a tutte quelle che sono state le proposte e i buoni auspici che ci hanno presentato sia l'assessore Falcone che l'assessore Arione. Noi monitoreremo e terremo informati tutti, ci auguriamo che gli impegni presi verranno rispettati in modo tale da poter rilanciare l'AST. Al consorzio Euroagrumi di Biancavilla oggi la visita di una imprenditrice arrivata da Shanghai per conoscere i frutti del nostro territorio, ma sentiamo come si è svolta. Siamo al consorzio Euroagrumi, quest'oggi una visita importante direttamente da Shanghai per osservare da vicino quella che è la produzione di agrumi in Sicilia. Una visita importante sia al consorzio Euroagrumi ma anche alla Tremoretti per confrontarsi su quelli che sono modelli di produzione e toccare da vicino quello che è un mito dal punto di vista della produzione isolana, ovvero l'arancia rossa di Sicilia. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato nel merito di questa visita. Noi siamo particolarmente attenti a quello che rappresenta l'evoluzione del mercato in termini mondiali, e siccome i cinesi rappresentano un quarto del pianeta come popolazione, certamente le dinamiche commerciali in quell'area del mondo sono destinate ad aumentare in maniera vertiginosa. Poi c'è da dire che la Cina ha avuto uno sviluppo enorme, notevole, sotto ogni profilo, naturalmente anche sociale, per cui adesso ci sono molte fasce di popolazione che cercano il meglio dei prodotti mondiali, e siccome loro sanno che il meglio dei prodotti mondiali in Sicilia lo trovano, oggi ci hanno chiesto la ciliegia Mastrandonia, per esempio, con tutto quello che questo rappresenta, perché è una ciliegia di altissima qualità, di eccellenza, che ha dei costi per noi europei qualche volta anche esorbitanti, proibitivi. Evidentemente lì c'è un mercato che anche quei costi riesce ad ammortizzarli, a pagarli, e quindi ad avere un mercato di interesse. Poi naturalmente altri prodotti sono il fico d'India, l'arancia rossa, che è la regina dei prodotti siciliani, e oggi stiamo facendo un ragionamento proprio su questi nuovi cloni di tarocchi, tarocco lempiso, tarocco ippolito, che rappresentano il top della produzione mondiale dal punto di vista qualitativo. E noi ci auguriamo di far arrivare un po' di questi prodotti a Shanghai, quindi a quella parte del mercato cinese che veramente guarda alla gamma dei prodotti altissimi, e creare questo canale che possa diventare un canale serio e duraturo. Sono già circa 20 anni che lei viene qui in Europa e soprattutto è stata attratta dall'Italia per quanto riguarda i prodotti italiani, e soprattutto dopo il Covid la popolazione cinese ha iniziato ad apprezzare tutto quello che è salutare. Quindi il cibo deve essere qualcosa che aiuta la salute. Non mangiano più perché per il gusto di mangiare, ma loro apprezzano molto questo. Quindi lei è venuta qui perché vuole, soprattutto c'è una grande richiesta per la frutta e questo tipo di frutta siciliana, quindi le arance rosse che non ci sono adesso presenti in Sicilia, e quindi lei vuole aprire questo mercato e ha le possibilità di farlo perché ha un'esposizione talmente grande dentro l'aeroporto di Shanghai. Lei farà una grande esposizione dove verranno molti buyer, turisti, sì, anche persone. Io parlo adesso del tipo di frutta, però naturalmente si parla anche di altri tipi di mercati, di prodotti. Quindi lei è felice di essere qua e tramite suo amico Diego che ha presentato il consorzio. Noi siamo felici, e qua
ha trovato la Ferrari della frutta la signora, quindi benvenuta. Sicuramente il top della frutta per quello che riguarda ciliegie, arance, fichi d'India, pesche, pere, la gamma completa dell'ortofrutta dell'Etna, grazie a quel vulcano, qua è al top, è il numero uno. Al via i lavori di ripristino strutturale e idraulico della condotta principale dell'adduttore irriguo Magazzinazzo, che è nel Catanese. Il tratto interessato è lungo circa 540 metri ed è in disuso da 3 anni. Il servizio, in disuso da circa 3 anni, potrebbe presto tornare attiva e servire ettari di terreno della piana di Catania. Stiamo parlando della condotta principale dell'adduttore irriguo Magazzinazzo, danneggiata dall'alluvione del 2018 e dopo un iniziale ripristino, smantellata perché necessitava di un importante intervento strutturale. Intervento che adesso sarà possibile. Sono stati infatti avviati i lavori di ripristino strutturale e idraulico della condotta Magazzinazzo, per la realizzazione dei quali sono stati stanziati 2 milioni di euro. I lavori, nello specifico, interesseranno un tratto lungo 540 metri e, una volta ultimati, permetteranno di far ripartire l'irrigazione di oltre 7.000 ettari di terreno. A rendere possibile le opere di ripristino l'intervento della Regione, che, hanno specificato il vice direttore del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale Gaetano Punzi e il commissario straordinario della Sicilia Orientale Giuseppe Spartà, ha recuperato un finanziamento CIPES e lo ha rimpinguato con circa 600.000 euro di fondi regionali. Senza queste somme, hanno concluso, non si sarebbero potuti appaltare i lavori che renderanno un servizio essenziale agli agricoltori di una porzione della piana di Catania. Una risposta concreta da parte del governo regionale per risolvere problemi quali siccità e stato di incuria di alcune infrastrutture è invece il commento dell'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino. Tutti pazzi per la festa più divertente dell'anno, ovvero il carnevale. Buon umore e divertimento ci si scatena nell'ultimo giorno dedicato ai festeggiamenti. Carnevale 2024, come da tradizione, all'insegna dell'allegria e del sano divertimento. Tante le iniziative a Paternò, che oggi chiude la festa più pazza dell'anno con le sfilate dei gruppi in maschera delle scuole per le vie cittadine e con uno spettacolo in Piazza Indipendenza, dove non mancheranno balli e canti in attesa dell'ospite d'onore, il cantante Massimo Di Cataldo. Intanto, questa mattina ad animare la giornata è stata l'associazione Città Viva con la tradizionale festa al Palazzetto dello Sport. Tema scelto per quest'anno Barbie, con le signore dell'associazione che, giocando con ironia e leggerezza, hanno indossato i panni della bambola più famosa al mondo. Ovviamente non sono mancati i dolci tradizionali della festa e le premiazioni per le maschere più belle e ironiche. Signora Grazia, 82 anni, carnevale, lei ha preparato oggi che cosa? A pasta a 5 buchi con il sugo. La tradizione ogni anno io la faccio. E ci dica signora Grazia, signora, vi ho fatto la pasta con 5 buchi. E poi vediamo insomma che stanno apprezzando le persone che stanno arrivando. Lei ha detto prima una cosa molto bella: quando arriva qui ringiovanisce, si sente un'altra persona, allora, giusto? Io quando arrivo qua, essendo la musica, dove vado vado? Comincio a ballare. E allora a tutti auguriamo buon carnevale. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie. Stamattina, come ormai da ben 27 anni, ogni anno ormai abbiamo sperimentato queste giornate a tema. Il tema di quest'anno, come vedete, è Barbie, e la cosa
veramente bella è quella di vedere che le signore, nonostante l'età, si mettono in gioco. Quindi c'è stato tutto un movimento nel cercare le parrucche, gli occhiali, gli accessori un attimino più stravaganti per dare vita a questa bellissima giornata all'insegna del puro divertimento, e questa è la cosa che mi dà più soddisfazione. Ecco, all'insegna del puro divertimento si prende tutto con leggerezza, e questo insomma aiuta soprattutto ad una certa età. Specialmente alle signore, ci rivolgiamo alle signore che sono sole, tante signore dicono: noi veniamo in Città Viva perché ci rilassiamo, perché dimentichiamo i problemi della quotidianità, e quindi per me l'obiettivo è stato raggiunto. Io veramente sono felice, e anch'io quando vengo qui mi scordo dei problemi che purtroppo ci attanagliano giorno per giorno, quindi sono veramente orgogliosa di quello che Città Viva è stata, è e spero continua ad essere negli anni. Nella nostra quotidianità ci sono tanti momenti più complicati, ci sono delle occasioni però come questa dove è possibile darsi un po' di leggerezza, un po' di gioia, e devo dire che le signore oggi ci hanno trasferito tantissima euforia, felicità, simpatia, per cui un bel momento da trascorrere tutti quanti insieme. E poi loro lo fanno da tanti anni, per cui ho fatto anche i complimenti alla Presidente Grazia Scavo, che da 27 anni circa continua e coltiva questa bellissima realtà. E sempre le socie di Città Viva ieri hanno dato vita ad un'esibizione in piscina comunale celebrando Barbie, altra festa al centro anziani Un Nonno per Amico organizzata dall'associazione Enosis. 100 candeline spente a Paternò dalla signora Lucia Grasso, nata a Paternò il 13 febbraio del 1924. Alla grande festa per il secolo di vita della nonnina erano presenti figli Nicola, di 75 anni, Sebastiano, 72, Serafina, 64 e Agata, 61, ma anche generi, nuore e nipoti. Una famiglia longeva, quella della novella centenaria. Il nonno materno Francesco Ravisarda, detto Strascina, visse infatti ben 104 anni. E auguri alla novella centenaria. Con questa notizia si chiude questa edizione del nostro telegiornale, ma vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione su ciaccotelesud.com oppure sui social, su Facebook ed Instagram, mentre per tutti gli aggiornamenti è a disposizione il nostro canale Telegram. Per i comunicati stampa infine è attiva la mail redazione@ciaccotelesud.com. È proprio tutto, buon proseguimento di visione con i programmi di Ciac Telesud. A risentirci.